Quando sento parlare del reddito di cittadinanza, cioè ti diamo un contributo, ma dall'altra parte ti attivi per la ricerca di lavoro, l'ho considerata una buona opportunità. In Liguria siamo 66 Navigheto, a Genova una quarantina. Il centro per l'impiego si trova in Valpolcevera. Quelli, come veniva detto in alcune situazioni, da divano sono proprio pochissimi. Questo edificio è la nostra sede di lavoro. Oggi è una giornata impegnativa, ci sono molti, molti eventi organizzati. Questa è proprio la mia scrivania dove passo la maggior parte del mio tempo. Questa è la mia pagina principale. Per ogni persona che viene registrata al centro per l'impiego, noi vediamo tutte le attività che ha svolte. Molto spesso le persone che si presentano qua hanno una scarsa scolarizzazione, difficoltà economiche piuttosto lunghe nel tempo, hanno periodi di inattività piuttosto lunghi, quindi le difficoltà ci sono. Io cerco di aiutare i percettori del reddito di cittadinanza a rendersi più facilmente assumibili. Abbiamo persone che con le lacrime agli occhi ti chiedono di poter andare a fare le pulizie in un grande magazzino, che per poter fare la badante farebbero i salti mortali. Scusate, qualcuno di voi deve ancora fare la DID? Allora venga signora, la facciamo insieme. Questa dichiarazione di immediata disponibilità è un obbligo di legge. Io ho lavorato per una vita in una fabbrica di contenitori metallici, poi sono andata a lavorare in autogrill. Ho gestito un bar, ho lavorato nelle pulizie, lavoro adesso quando mi chiamano per pulire appartamenti che affittano a turisti e proprio mi piace lavorare, mi Ma il piace. reddito lo riceve già, le arriva, sì. Sì, danno 50 euro. Al mese. Sì. Quanti siete nel nucleo familiare? 4. Quattro. Figli? Sì. Minori? Dovessi trovare qualcosa, io ti devo chiamare tutto il Lo prenda. Qualsiasi lavoro va sempre preso, è la cosa mondo. Però ti migliore. devo avvisare. Nel momento stesso in cui lei viene assunta, il datore di lavoro comunica all'INPS che l'ha assunta. Non è facile, lo dico davvero. Facciamo dei moduli di formazione online per darci veramente le nozioni, le conoscenze, le competenze per poter svolgere al meglio il nostro lavoro. Non si tratta di fare i buoni o i cattivi. Il reddito di cittadinanza serve alle persone che ne hanno bisogno, ma le persone devono anche lavorare. Quindi, se noi a un percettore di reddito proponiamo un posto di lavoro idoneo alle sue caratteristiche, può rifiutarlo una volta. Non può rifiutare tutte le offerte di lavoro, perché nel caso in cui questa persona rifiuti, si valuterà il blocco dell'erogazione dell'assegno.